Il testo risale al 1525. L'autore Sebald Eyden, vissuto a cavallo tra il 1400 e il 1500, ha compiuto gli studi musicali presso l'Università di Ingolstadt. Fu docente poi di canto a Ratisbona, divenendo una delle più importanti figure nei campi della teoria e della pedagogia della regione di Norimberga. Fu anche autore del trattato Ars Canendi, che ebbe una notevole influenza sulla produzione musicale ispirata dalla Riforma protestante. L'autore riflette sulla passione, basata sui quattro evangelisti, narra le stazioni della croce e aggiunge il contesto di salvezza, a cominciare dalla condizione peccaminosa dell'uomo e terminando con il ringraziamento. La prima strofa si apre rivolgendosi all'essere umano, chiedendogli di ricordare il suo grande peccato. Le seguenti righe affermano che Gesù Cristo lasciò il seno di suo padre, venne sulla terra, nato da una vergine per noi. La melodia, risalente al 1526, è di Matthias Greiter, prelato e cantor presso la cattedrale di Strasburgo, il quale nel 1524 si unì alla nuova chiesa riformata. Però nel 1549 tornò alla religione cattolica e fondò una scuola di canto, ma morì l'anno successivo, sempre a Strasburgo, presumibilmente per la peste. Pagina di incantevole bellezza, di alta drammaticità e intenso lirismo, rappresentato dalla ricca fioritura che intesse la melodia affidata al soprano, la quale, anche al primo ascolto, lascia stupefatti per la forza espressiva e la grande carica emotiva che sprigiona. Dall'adagio assai iniziale si arriva al tempo adagissimo, finale che interpreta fino all'inverosimile il drammatico quadro dell'uomo carico dei nostri peccati, lungamente sospeso alla croce. Qui un esasperato cromatismo aumenta la tensione che porta alla conclusione. Potremmo pensare questo momento come una sorta di meditazione del cristiano sul mistero della passione e della redenzione. A proposito di quest'ultima indicazione di tempo, osserviamo che essa non viene posta all'inizio della misura come di consueto, bensì sopra l'armonia che presenta l'accordo di Do bemolle maggiore, probabilmente a simboleggiare il tempo interminabile ricco di sofferenza di Cristo appeso alla croce, che deve essere rappresentato musicalmente da una scansione ritmica praticamente quasi statica. Soltanto il misticismo di Bach poteva raggiungere quella profondità di sentimento necessaria ad esprimere tale mistico sacrificio. La registrazione forse più adeguata per esprimere questa preghiera penso sia quella basata su soli registri labiali di 8 piedi, magari con l'aggiunta del tremolo, diverse comunque le soluzioni.